in compagnia di Angelo Martinelli, qui lui è magistrato di professione, ma qui in qualità di scrittore, e chiediamo qualche cenno, diciamo, su questo libro che in qualche modo potremmo definirlo un noir. È un noir perché c'è una storia, diciamo così, gialla, perché è un avvocato che, di prestigio di Napoli, che improvvisamente sparisce. Ma la trama del noir è un po' un pretesto per parlare dei rapporti umani e soprattutto quelli che si caratterizzano o non si caratterizzano da intimità spirituale. Questo è infatti la frase iniziale del libro è: esiste un solo vero lusso, i rapporti umani, come diceva Saint-Exupéry. Quindi, diciamo, si pesca un pochino nel contesto in cui lei lavora per poi fare un po' di introspezione anche per quanto riguarda l'umanità. Spero di esserci riuscito. Diciamo, questo libro, l'editore anche? Bastoggi, è già nelle librerie e si può comprare su Amazon, su tutti i siti che vendono libri. Lei ovviamente questa qua non è una prima opera? No, ne ho già scritti, questo è l'ottavo. Quindi sempre con questo, diciamo, attenzione all'introspezione, allo studio dell'umanità, delle persone, dei rapporti umani? Questo in maniera particolare, sì, questo in maniera particolare. L'ambientazione è un po' Napoli, un po' Roma, c'è un qualcosa di autobiografico in questo? In tutti i libri, in tutte le creazioni c'è sempre qualcosa di autobiografico generalmente? Sì, c'è sempre. I libri sono sempre frutto delle esperienze personali dell'autore, perché nessuno, penso, ha una fantasia così produttiva da inventarsi cose che invece la realtà inventa molto meglio. Bene, ricordiamolo, lo mostriamo anche alla videocamera. Quanto me ne vuoi tu di Angelo Martinelli, lo mostriamo, perfetto. E seguiremo adesso la presentazione, grazie.